buonasera a tutti, sono Francesca Colletti, il caporedattore di Milano Nera Mag, che quest'anno in collaborazione con il Bergamo Film Meeting organizza una serie di incontri serali. Il primo è sulle Dark Ladies. Della femme fatale tradizionale che viene incarnata da Teda Bara. Teda Bara è un nome che a voi forse non dice più niente, è una donna che si faceva ritrarre per esempio con davanti gli scheletri degli uomini. La cosa interessante proprio della Dark Lady, che non ha tempo, non ha età, è proprio il fatto di entrare nel lato oscuro che ognuno di noi ha. Ognuno di noi ha un'altra metà che a volte esce fuori, a volte rimane dentro. E questo secondo me fa sì che ci sia questo interesse, questa quasi come le sabbie mobili che non te ne accorgi, poi ti prendono e ti portano giù. E con atto subitaneo aprì l'abito della morta e le pose una mano sul cuore. Il cuore non batteva. Egli appoggiò allora la testa sul petto di lei e gli parve di sentire come una impercettibile pulsazione. Appoggiò di nuovo le sue labbra alla bocca di Clara e quelle labbra ebbero un leggero brivido. Bisogna levarla subito di qui, esclamò Alfonso cercando di dominare la sua estrema agitazione. Ella non è morta, vi ripeto, mi ha baciato ancora. E vorreste seppellire una donna viva?